Ludovico Fremon, qual è la tua location nel cuore nel Lazio e perché? E non passa faccia perché ho capito quello che mi stai dicendo. No, non è vero. Ce ne ho due. Allora, una in assoluto è legata alla mia famiglia. Infatti ho scritto un bel lungometraggio ambientato a Cassino e non solo. A Cassino? Esatto. Viva la ciociaria, sai che sono ciociaro io? No, non lo sapevo. Ora ti spiego perché. Perché mio nonno ha avuto la fortuna, sfortuna, di combattere a Lenia Gustav con l'armata polacca sotto il generale Anders, e ho scritto una cosa di questo, quindi diciamo un progetto molto importante, molto tra virgolette americano, se possiamo parlarne, perché ovviamente questa è una storia itinerante che parte e prende tutto il mondo fondamentalmente. Quindi uno è Cassino, per intenderci, per stringere, la seconda è il lago di Bracciano. Io mi sono innamorato da sempre, è una riserva naturale, poi io spesso vado in barca, quindi è anche un luogo, come dire, no, piacevole per i miei hobby. E quindi diciamo che questi sono i due luoghi del Lazio che io amo. Sì. E la motivazione qual è? Lazio a parte.